Questo programma è offerto da Amadori, Bicchieri Bianchi Aristea, Ricotta Fresca di Pecora, Azienda Fiore, Mortadella Gran Re, Beretta, Salame Milano, Citterio, Caciocavallo Cordisco, Ferrarini, Mozzarelle Fresche, Caseificio Mirabella, Caffè Kimbo Classico, Pasta Fresca di Semola, Lo Priore, Tonno Mare Blu, Scaldatelle e Semi di Finocchio, Pistillo. Pago tutto, pago sempre, ma poi penso che non ricevo mai. Che nessuno se ne accorga. Bentornati a casa con V. Oggi sono un po' preoccupata perché è venuto a trovarci un ospite davvero pericoloso. Pericolosissimo? Guardate quanto è pericoloso, guardate in questo momento quanto è pericoloso. Eccolo qua. È buonissimo, è bellissimo, è buonissimo. Come si chiama? Brian. Te lo sei portato tu, cioè un tuo amico? No, anzi, è un mio antagonista, visto che io sono Cappuccetto Rosso e lui è il lupo cecoslovacco. Sì, sei proprio la tipica Cappuccetto Oggi Rosso. Mi sono dovuta travestire, perché altrimenti se mi vedi vestita di rosso, cosa succedeva? Vabbè, è bellissimo, un cane lupo cecoslovacco, tra l'altro anche molto bello come cane lupo cecoslovacco. E perché è qui? È qui perché oggi i nostri ospiti sono il gruppo cinofilo Dauno, con i vari rappresentanti. Certo. E ci spiegheranno un po' di cose sui lupi cecoslovacchi, ma anche sui cani in generale. Ma soprattutto sulle loro attività, no? Sì, quelle che hanno appena terminato, ma continueranno, immagino, in carcere. E poi soprattutto c'è una cosa bellissima. C'è un evento, il 20 novembre. Certo, una mostra internazionale canina, torna l'internazionale canina a Foggia. Foggia, insomma, era una bella piazza, adesso è tornata una bella piazza, grazie a voi. Ma mi sa che Brian ha sonno. No, Brian sta pensando, quando termina la trasmissione così me la magno? Ah. Sta pensando proprio questo. Oh, e poi un'altra cosa che faremo oggi, sfateremo un po' di miti su questa razza canina, che è una razza fantastica, dolcissima, affezionatissima al padrone e che ha svolto insieme a voi un lavoro utilissimo. Oh, uh-huh. Ma presentiamo lo sponsor. Ma prima, di oggi. Come mai si vestita? Da Kiss. Cioè, attenzione, ti dovevi fare la faccia metà bianca, metà nera. No. Gli abiti sono sempre offerti da Moda Chic, potete trovarli in via Ciampitti a Foggia oppure ordinarli sulla pagina Facebook e farli recapitare direttamente a casa vostra. Oh, però gli abiti li ordino, tu resti qua. Io resto qua, ripetiamo ogni volta, mi dispiace, ma io non faccio il... Non fa parte degli abiti. Portapacchi di Moda Chic. Assolutamente. Sponsor di oggi. Per chi ci chiama dalle 15.30 allo 0881 330035 potrà vincere una torta Desiree vaniglia e cioccolata da 500 grammi offerta da Aida. Cioè una torta intera? Ah, eccola qua. Buona. Tipo la buona, viennetta. Buono, non è che ce la poteva portare qua Aida, no? No, non fa niente. Non ci portano mai non niente. Non ci portano mai niente. Allora, facciamo così, facciamo vedere il video di una passata edizione di un internazionale a Foggia e poi ne parliamo insieme ai nostri ospiti. We'll be right back.
per camminare. Siamo in onda? Sì. Ah, sì. Eccoci, eccoci. Vi prego, aggiustateci il monitor. Non ci vediamo, grazie. Vi vogliamo tanto bene. Se no rimaniamo così, sembriamo Gianni e Pinotto. Sembriamo Gianni e Pinotto. Siamo tornati in onda. Era una vecchia edizione, ma neanche tanto vecchia. Buonasera, dell'Internazionale. Intanto. Vogliamo presentare i nostri ospiti? Ah, non li abbiamo presentati? No. Scusate, scusate. Allora abbiamo Giuseppe Abbattangelo, presidente del gruppo Cinofilo Down della delegazione provinciale ENCI. Un applauso. Ah, l'applauso di Dio, la nota, l'applauso. Ma vuole il biglietto gratis per la fiera. Sì, sì. È vero. Carla Donatiello, consigliere sempre del gruppo Cinofilo Down, delegazione provinciale Benvenuta. ENCI. Grazie. Poi abbiamo Alessandra D'Introno, Gaetana Sollazzo, che è una criminologa, Caterina Pietrolungo, che è una psicologa. Che è una psicologa. E Michele Bustone, che è un allevatore specializzato di Lupi cecoslovacchi. Cane lupi cecoslovacchi. Okay. Oh, complimenti innanzitutto perché siete sempre qua, sempre attivi, e mi fa veramente piacere. Anche tu ti occupi di spiego perché nessuno vuole parlare, quindi chi mi dice non voglio parlare parla per primo. Appunto. Anche tu hai un cane, no? Sì, un due golden retriever, ecco, che sono uno fa anche pet therapy, terapia assistita con gli animali, e l'altro veramente sta nel soccorso. Ecco, quindi insomma, cioè, non sono cani olè, sono cani impegnati. Oh, parliamo di questa esposizione internazionale, fra un po' vediamo la copertina, dovrebbe essere la prima immagine, se non sbaglio. Vediamo bene, altrimenti è libera nella cartella. Oh, quando avrà inizio questa, il 20 se non sbaglio? Il 20 novembre. 20 novembre, la 55esima esposizione canina internazionale, e noi abbiamo l'anno scorso fatto una nazionale, e in realtà ogni 4 anni c'è una rotazione tra i gruppi cinofili pugliesi, perché la Puglia ha 4 internazionali e una nazionale, quindi i cinque gruppi cinofili della Puglia a rotazione avranno ogni 4 anni una nazionale, per cui noi per 4 anni da quest'anno avremo sempre l'internazionale. Eccola qua. Internazionale che è arrivata alla 55esima edizione, quindi si farà in fiera, quartiere fieristico di Foggia. Padiglioni 71 e 10, sono due padiglioni. Foggia, come al solito, sfiora sempre, siamo sotto i 1000 cani. È tantissimo per il sud, è tantissimo, per le nostre realtà è veramente tanto. Siamo stati un po' sfortunati quest'anno perché per una serie di vicende le iscrizioni si sono bloccate ad un certo punto, avremmo avuto molte più iscrizioni, e in più c'è da dire che in Puglia, solamente in Puglia, ci sono manifestazioni tutte le settimane. Cioè, ne abbiamo una ad Ostuni il 13 novembre, il 20 a Foggia, il 27 a Gravina, il 3 e il 4 a Roma, quindi ogni settimana, per cui si disperdono un poco le iscrizioni, ma nonostante questo abbiamo toccato dei livelli grossi come al solito. Ecco, però ho visto che c'è già un bell'interesse che ruota intorno alla mostra di Foggia, anche perché insomma la mostra di Foggia è raggiungibile, poi insomma ha un blasone, sì. Sono 55 anni. Insomma. 55 anni, uno dei gruppi cinofili più vecchi, è una organizzazione che ha veramente tanto da dire e da raccontare, perché sia per la location, sia per l'accortezza che si cerca di usare, di dare a tutti gli espositori. Ogni tanto qualche problema ci può essere, ma noi ce la mettiamo tutta ogni anno per migliorare l'accoglienza, per renderla più confortevole possibile. Quindi evidentemente questo, insieme ad una giuria sempre selezionata nel migliore dei modi, insieme a tanti altri accorgimenti, fanno di Foggia una delle esposizioni più gettonate e più ambite. Senza togliere niente agli altri. Non solo italiani, vero? Non solo italiani, i giudici vengono dall'estero, dalla Spagna, dalla Serbia, dalla Lituania, e oltretutto ci sono dei giudici italiani con una grossissima carriera alle spalle, grossi nomi, che veramente danno fanno la differenza. Di più a questa... Perché è chiaro che i giudici giovani, tanto di cappello, perché hanno entusiasmo, hanno passione, ma non potranno mai avere l'esperienza di un giudice che ha alle spalle una grossa carriera e una grossa esperienza a livello mondiale. Quindi chiamare questi giudici
costa sicuramente di più, perché se chiamo il giudice di rimpettaio ovviamente mi costa meno. Giudici di un certo livello costano di più, però danno un lustro diverso alla manifestazione. Quindi diciamo che vincere l'internazionale di Foggia significa veramente avere un signor cane. Beh, è chiaro, sì, perché a Foggia arrivano allevatori, e lo possiamo dire carta alla mano, perché dai cataloghi possiamo vedere le iscrizioni da dove arrivano, da tutta Italia, dall'Europa. Non arrivano solo dalle zone limitrofe, senza togliere niente agli allevatori, per l'amor di Dio, delle nostre zone, che abbiamo ottimi allevatori. Però quando arrivano cani che hanno fatto campionati di un certo livello, allevamenti di un certo livello, cambia il discorso. Quindi vincere a Foggia significa anche vincere con giudizi di giudici di un certo tipo, significa insomma avere qualche gettone in più da giocarsi. Da giocarsi. Quanta tranquillità che mi dà. Sì, è tranquillissimo, ma ne parleremo, perché ecco, io continuo a dire, lo diciamo ogni volta, tutti pensano che il pitbull te magna, questo te magna, cioè non è vero assolutamente, sono tutte stupidaggini. Se il pitbull te magna è sempre il discorso del padrone. Del padrone, guardate il padrone, cioè non potrebbe mai essere aggressivo, la faccia una persona bravissima. Persona, quindi, cioè, persona equilibrata, persona... Non è vero, è un predisposta, cioè, no. Predisposta ad aiutare gli altri, e quindi con quella sensibilità tira fuori dei cani di questo tipo. Assolutamente. Che hanno... Colgo l'occasione per dire una cosa. Da un mesetto fa sono stati fotografati dei lupi a mattinata, tra mattinata e VS, e si è scatenato il putiferio, perché dei dementi, perché siete dementi, sappiatelo, mi prendo la responsabilità. Mi associo. Detto, abbattiamoli. Abbattiamoli, vanno a mordere i nostri figli sotto l'ombrellone. Allora, io penso che voi siate le persone più adatte a spiegare che, uno, i lupi hanno più paura di noi. Il lupo non si avvicina dove c'è il rumore, ma dove c'è chiasso. Di meno del lupo. Cioè, stavano semplicemente attraversando la strada, si è raffreddato anche lui come me. Anzi, dobbiamo stare attenti ai bambini di questi signori, che dovessero far del male ai lupi. Appunto, perché sono sette, tra l'altro erano tranquillissimi, si sono fatti avvicinare, ma è ovvio che non ti scodinzolano, non ti vengono a mangiare la mano, ma perché sono lupi, sono selvatici, ma non fanno assolutamente niente, quindi non troviamo neanche scuse, perché molti contadini li ammazzano, ecco, li ammazzano perché gli vanno a mangiare le pecore, il lupo mangia la pecora, capita, perché è un predatore, ma non è il predatore che vediamo nelle favole, i fratelli Grimm, quelle sono favole, io lo dirò per sempre, quindi anzi ringraziamo il fatto che siamo riusciti a trovare dei lupi sul Gargano, ce ne sono nei Monti Dauni, sono utilissimi per il nostro ecosistema, quindi lasciate in santa pace che non vi fanno assolutamente niente. Scusate, ma io dovevo fare questa parentesi, mi arrabbio. No, per certe persone il mondo è solo degli umani. Tutti gli altri esseri non devono vivere, non devono... È vero, no, ma soprattutto gli umani si ammazzano tra loro, i lupi no, cioè hanno... penso che anche quelli domestici, perché lui comunque deriva dal lupo, anche loro abbiano delle gerarchie, cioè loro sono animali di branco, quindi in questo momento voi due siete un branco, no? E loro rispettano determinati criteri, è così, no? Io sono il suo capo branco. Ecco. Loro hanno una gerarchia, una cosa indescrivibile. Loro vivono, cioè fra di loro già da piccoli si creano una gerarchia, chi è più debole, chi è più forte. Alla fine c'è il padrone, il proprietario del cane, che deve cercare di fargli capire chi certo. comanda. Ma questo in maniera naturalissima, sì, perché naturalissima, loro, cioè, la natura è la cosa più... Loro devono capire chi comanda il proprietario del cane. Assolutamente. Cioè, perché... i lupi, quando devono stabilire una gerarchia, non si uccidono. Cioè, no, hanno dei segnali che fanno capire chi è più forte, chi è più in grado di comandare. Esatto. Perché hanno bisogno di sicurezza. Esatto, non hanno bisogno di sicurezza e basta. È una famiglia, comunque una famiglia, come nella famiglia umana pure loro hanno una famiglia. Cioè, se un bambino tu non lo educhi bene, poi viene nell'ego. Ma che cosa hai da dire? No, niente, non mi permetterei mai. Invece Carla, volevo sapere, ma riesci già a sapere più o meno quanti saranno gli iscritti? E da dove verranno? Cioè, c'è qualcuno che viene proprio da lontano? Allora, gli iscritti sono più di 800 cani,
fino a ieri, l'altro ieri, questi erano i risultati. Quindi arriveremo a 1000, diciamo. Sì, sì, sì. Siamo lì. E come partecipanti alla manifestazione vengono dappertutto, da tutta l'Italia, dall'Europa anche, perché essendo una nazionale, un internazionale, possono venire anche da fuori Italia, diciamo. Quindi arriveranno anche da oltre confine, sì, senza, sì, senza, sì, sì, dubbio. C'è qualche cane che già voi conoscete, voi dite, ma no, viene a Foggia questo cane che è particolarmente bravo, bello? Ci sono dei cani, non, per ovvie ragioni non facciamo i nomi, eccetera, però ci sono dei grossissimi allevamenti che si sono iscritti, dei grossi allevatori che hanno iscritto i loro cani perché qualcuno è passato attraverso noi, informazioni, mail, eccetera, e quindi abbiamo comunque la consapevolezza di avere grossi nomi. Quindi ci sarà il Maradona dei cani a Foggia, insomma. Penso proprio di sì. Sì, ma questa è una cosa bellissima. Sì. Come si fa per entrare? Si fa un biglietto? Allora, io lo dico sempre, mi scuso con Foggia perché avrei voluto tantissimo dare la possibilità a tutti i foggiani, dal più piccolo, non solo ai foggiani, ma anche alla provincia, dal bimbo all'adulto, all'anziano, dare la possibilità di entrare gratuitamente in fiera. Purtroppo noi paghiamo un contributo alla fiera abbastanza alto, paghiamo tutto ciò che ci circonda, paghiamo il personale, in quella giornata ci sono oltre 100 persone che in un giorno danno una mano a noi, quindi dobbiamo dare un rimborso spese a tutti, i giudici, abbiamo tantissime spese. Per cui siamo costretti, per causa di forza maggiore, a chiedere un piccolo contributo per il biglietto d'ingresso che è di 3 euro. Di quanto? Di 3 euro. Ah, cioè niente praticamente. Niente, però nonostante questo ci sono purtroppo persone che ci chiamano, dammi 10 biglietti, dammi 15, non è cattivo. Ma perché quella è proprio l'ottica della fiera di Foggia, che è sempre stata così, cioè, non l'ha mai pagata la fiera di Foggia. Però purtroppo io faccio un appello a tutti gli amici, conoscenti, a chi ci conosce, a chi vede tanti sacrifici che noi facciamo per dare anche un po' di ossigeno a Foggia, anche all'economia foggiana, per 2 o 3 giorni, alberghi pieni, ci sono una serie di attività che vengono messe in movimento grazie a noi. Chiediamo che ci fosse questa buona volontà a pagare quel biglietto, a non chiederci biglietti omaggio, perché... Ma anche perché poi io mi vergognerei a chiedere un biglietto omaggio per 3 euro. Lo so, però succede, e faccio anche un appello ai politici, non mandateci a chiedere biglietti omaggio, non ci date niente, assolutamente niente, gratuito patrocinio, ci basta questo, non ci chiedete almeno il biglietto omaggio per i vostri amici. Bellissima, mi fanno morire. Sai che cosa cose. Potevamo fare? Mettere in palio i biglietti con Casa Combi. Potevamo farlo, la prossima volta lo faremo. Vediamo, bravo, è una bella idea. Bravo, stai seduto. Si può anche fare, bisognerebbe, è burocratica la cosa, non è una cosa. Come tutte le cose italiane. Non è troppo semplice, non è una cosa molto. Stai seduto, sei troppo alta. Dai, mi fa male la schiena. Fa male la schiena, sei troppo alta. Sei seduta. Vengo anche io dall'altra parte. No, cioè, ma una bassa, no, sempre. Vabbè, sei seduta, non ti preoccupare, non è a te. No. Vabbè, continuiamo. Ma non andiamo in pubblicità oggi. Vogliamo andare in pubblicità? Comanda lei ormai. Andiamo in pubblicità, però 0881 330035 per partecipare al nostro quiz, ma soprattutto per parlare con i nostri interlocutori, perché nella seconda parte parleremo di cose veramente carine che sono avvenute al carcere di Foggia. Sembra una cosa strana, no? Cose carine avvenute al carcere di Foggia, grazie a loro questo è accaduto. Quindi 330035, previsto 0881, per parlare anche con i nostri ospiti e non per chiedere i biglietti, cioè, lo diciamo, non ve li danno. Pubblicità. I Convivi portano a teatro e al cinema. Ogni giorno i telespettatori di Convivi TV e di Teledauna, muniti di Fidelity Card che abbiano effettuato almeno 5 euro di spesa, potranno aggiudicarsi biglietti per il cinema, il teatro o l'opera lirica. Nel palinsesto di Teledauna verrà pronunciata una parola chiave. Basta annotarla e comunicarla a Convivi sul sito www.convivi.it. Ben 120 persone al mese potranno prendere posto a teatro o al cinema grazie all'estrazione quotidiana in diretta a Casa Convivi, in onda dal lunedì al venerdì alle 15 sul canale 87 del Digitale Terrestre. I fortunati vincitori verranno nominati in trasmissione e assisteranno allo spettacolo a loro assegnato. Ma non è tutto!
Con l'accredito al teatro, al termine dello spettacolo, sarà possibile accedere alle quinte per conoscere gli attori. Fare la spesa da Convi e seguire Teledauna conviene! Supermercati Convi. La differenza in evidenza. Conquistavano subito. Il suo garzone si era innamorato, ma non aveva il coraggio di dichiararsi. Ma Leo la sapeva lunga in fatto di dolcezza. E vissero tutti felici e contenti. O quasi. Biscotti di Leo. Tutto il buono di una volta. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. C'è voglia di buono oggi nell'aria. C'è voglia di genuinità. Di delicatezza. Di cremosità. C'è voglia di stracchino nonno Nanni. Quel gusto fresco e leggero che da sempre ci conquista. Stracchino nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Il nuovo magazine ti ricorda che puoi seguirci in diretta TV sul canale 87 di Teledauna. E in questo numero, 4 chiacchiere in rosso nero, intervista a Cristian Agnelli. Cucina, dolce di novembre, la tradizione del grano cotto. Con Convi vai gratis al cinema e al teatro. Seguici ogni giorno sul canale 87 di Teledauna. Nutrizione, applicata allo sport e all'esercizio fisico. Lifestyle, agli italiani la palma d'oro per paure e fobie. Tempo libero, luci d'artista, una spettacolare esposizione d'arte luminosa. E in più gossip, news, attualità, eventi, mostre e sagre nella nostra provincia e non solo. E in più tutti i tuoi programmi televisivi preferiti. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Sono ancora viva.
perché dopo la pubblicità non mi ha fatto niente. Niente, guardate, ha provato, non è vero, ha provato a morderla, proprio niente. Vai, avvicinati. Guardate, questo è un momento incredibile. Sta per essere sbranata da un lupo cattivissimo. Quanto è cattivo! Ciao, piccolino! Brian! Guardate quanto... Ehi, Brian! Eccolo qua. Oh, ma quanto è cattivo! Guardate come sta sbranando mi la nostra conduttrice! Ecco. Mi dai un bacio? Brian! No, Brian, non, queste cose dopo! Dopo. Vabbè, no, non fa niente. Sì, Brian, ma siamo in fascia protetta. Però mi ha leccato. Sì, infatti. Abbiamo notato che i cani sono buonissimi, tutti i cani sono buonissimi. E proprio perché i cani sono buonissimi, loro del gruppo cinofilo Dauno, guardate, adesso sta cercando di violentare la nostra psicologa. No, ecco guardate i bacini, è il cane più buono del mondo. Perché alla fine, anche se lo chiamano lupo, è un cane, no? Morfologicamente un lupo. Sì. Morfologicamente un lupo. Però un cane. È un cane, a tutti gli effetti. Ha un po' il carattere da lupo ogni tanto, vabbè, quando si ricorda. Molte cose, un 30% di sangue è del lupo. È del lupo. Sì. Voi, a proposito di cani buoni, c'era anche lui nella casa circondariale? Sì. C'era? Sì. Che avete fatto di bello alla casa circondariale? Avete fatto un progetto con i carcerati, ne parla la nostra criminologa o la nostra psicologa, uccidetevi, chi vuole parlare prima? Ecco, nessuno dei due ha visto, no, tu. Ad aprile e alla durata di un anno. Abbiamo le foto. Nella prima fase abbiamo avuto il primo approccio con i ragazzi, inizialmente ne erano 14, poi abbiamo avuto un riscontro positivo e quindi sono stati aumentati a 20. Nella prima fase, dopo il primo approccio empatico di rispetto con il cane, come ci si comporta con il cane, quindi abbiamo ottenuto anche un rispetto anche verso l'altro. E nella seconda fase abbiamo illustrato il mondo Enci attraverso il corso di commissario di Ring. Infatti abbiamo passato più mesi a insegnargli cos'è un commissario di Ring e anche la conduzione durante le esposizioni canine. Infatti alcuni di loro erano già stati presenti all'esposizione, alcune 7 di loro all'esposizione regionale di giugno. Sì. E infatti hanno già si sono già viste le loro qualità in questo senso. Infatti poi il 15 ottobre abbiamo fatto una simulazione proprio di esposizione canina, dando a tutti l'attestato di partecipazione a questo corso di commissario di Ring. Abbiamo avuto ospiti una 20 di razze di cani e anche i padroni di questi cani, ospiti esterni, sono stati riconoscenti e anche solidali in questa esperienza. Ho saputo che c'è anche un detenuto che poteva uscire, ma è rimasto per stare con i cani. I ragazzi, no? Nel loro percorso detentivo a volte mancano alle lezioni, però se ci vedono vengono anche a giustificarsi anche perché non possono venire. Cioè, il riscontro è molto positivo, non si perde occasione di condivisione, di riflessione, perché appunto attraverso il comportamento animale affrontiamo tematiche anche attuali e inerenti al genere umano, insomma, certo. Attraverso l'aiuto dei nostri amici a quattro zampe, loro che fanno il lavoro. Adesso abbiamo iniziato la terza fase e, dicevo, alcuni di loro hanno ottenuto anche il libretto da commissario di Ring e forse secondo il loro percorso di detenzione, li troveremo forse all'esposizione internazionale, sia come conduttori cosa. Che come commissari di Ring. Adesso invece siamo nella seconda metà dell'anno e quindi siamo nella terza e quarta fase dove affrontiamo l'agility dog e l'addestramento. Qui i ragazzi sono più impegnati appunto nella loro consapevolezza, nel loro percorso di crescita e di appunto risocializzazione.
Questo attraverso l'agility dog, quindi c'è sempre una metafora anche nell'attraversare l'ostacolo, certo, come si colgono gli ostacoli e nella complicità con il cane. Ma quanto è brava, non può fare una rubrica, è vero, è vero. Grazie. Bello, mi fa piacere. Oh, però, noi abbiamo anche la criminologa. Il carcere, in teoria, dovrebbe essere rieducativo, ma non lo è quasi mai. In questo caso, invece, molto. Lo è molto. Infatti, un'esperienza veramente molto, molto ricca, molto positiva. Io ne sono veramente contenta e entusiasta. E positiva in maniera proprio concreta per gli stessi detenuti. Infatti, loro paragonano il nostro arrivo in carcere come il permesso per andare a casa, quindi per vedere i loro cari. Questo significa che si sono totalmente aperti e totalmente predisposti proprio anche a questa forma rieducativa attraverso il progetto. Quindi di opportunità effettivamente in carcere ce ne sono, la rieducazione avviene, il progetto è stato un'ottima opportunità a cui hanno risposto molto bene e mi auguro che questo possa anche poi seguire nel momento in cui ritornino nella società. Ovviamente non sarà attraverso noi, ma che dovranno far carico un po' tutti quanti i membri della società nel poter favorire il loro reinserimento, perché molto spesso ecco, chi è detenuto rimane detenuto anche dopo aver espiato la condanna. Infatti è stata molto significativa e a mio avviso molto bella proprio l'omelia del Papa di domenica, che era la giornata dei carcerati, insomma, e praticamente lì si diceva che la condanna sociale risulta poi essere più pesante della condanna che viene espiata in carcere. Infatti è stato anche intervistato un detenuto a Roma e lui stesso diceva: il carcere è duro, ma quando si esce fuori è ancora peggio. Assolutamente. E questo è un dato. C'è più, c'è mancanza di fiducia totale. Sì, sì. Cioè, si tende a escludere chi comunque ha espiato la pena, quindi è pulito alla fine. È, no? un dato molto, molto negativo. Ecco, però chiaramente bisogna che ognuno di noi lavori su se stesso, perché il pregiudizio è la brutta bestia tra tutti quanti gli animali, quindi è quello che fondamentalmente bisogna cercare di sconfiggere. Cioè, io sarei rimasto detenuto soltanto per loro due, sappiatelo. Perché sono veramente brave. Ma no, ma perché parlano bene, non per altro, insomma, vabbè, fino a questo punto. No, insomma, no, perché è bellissimo sentirle parlare, io le ascolterei per... Anzi, mi vado a far arrestare, ci vediamo dopo. No, potrebbe essere. Ma c'è la fila per questo progetto. Sì, lo faccio solo per quello, cioè mi faccio arrestare per poi. Sì. Vabbè. Allora, invece, a proposito di pregiudizi, ne abbiamo parlato ora dei detenuti, introduciamo questo argomento che sono i pregiudizi sulle razze canine, soprattutto su queste razze canine particolari. Presidente, piano di. Chi vuole parlare? C'è l'allevatore o il presidente? Non lo so. Si vede che ha... Quanti cani tu? Io quanti cani? Due. Due. E 35.000 gatti? Tre gatti. Tre sono tutti e due meticci. Però, per esempio, a proposito dell'integrazione tra gli animali, nella mia famiglia, di cui fanno parte anche i miei animali, sono tutti molto integrati, nel senso non litigano tra di loro perché... Cioè, escludono solo te. No, perché gli abbiamo fatto capire che alla fine i padroni siamo noi, quindi loro tra di loro devono andare d'accordo. Ma giocano tra di loro cani e gatti? Sì, assolutamente sì. Anzi, non è vero che cane e gatto si ammazzano a prescindere. I miei cani e i miei gatti si fanno le coccole a vicenda. Perché non gliele fai tu? No, anche io gliele faccio, ma sono dei coccoloni. Sì. Se fosse per loro passerebbero tutta la giornata a dormire, a mangiare e a ricevere le coccole. Che manifesti, cioè, lo farei anche io, solo che purtroppo devo lavorare. Oh, allora, Presidente, parliamo di questa razza, ma di tutte le altre razze. Ne vedremo tantissime all'esposizione internazionale, quindi sarà anche un modo per educare i propri figli. Portate i bambini, perché impareranno tantissime cose. Perché poi l'esposizione internazionale non è soltanto il giro nel ring e la premiazione, ma è imparare il comportamento di questi animali. Sì, ma anche perché lì ci sono oltre 160 razze presenti. Tra 160 e 170 razze presenti sono tante. Quindi razze che non si vedono tutti i giorni per strada, cani che si vedono in tutte le loro sfaccettature, morfologie diverse, raggruppamenti diversi, perché ci saranno tutti i rappresentanti dei cani da pastori, molossi, pincher,
non so, i jet class fanno parte del terzo raggruppamento, i bassotti, tutti i vari i evreti, eccetera. E, ma oltre a questi avremo anche, cureremo l'aspetto del cane quale animale utile all'uomo, tant'è vero che ci saranno le rappresentanze delle unità cinofile della polizia, dei carabinieri e della polizia penitenziaria con i cani, qui ci sarà uno spettacolo che loro faranno, e faranno una dimostrazione antidroga, antitritolo, per cui il cane cercherà la droga e quindi faranno queste simulazioni, queste dimostrazioni. Per cui c'è anche un modo per far vivere una giornata diversa ai nostri ospiti, quindi staremo tutti insieme lì a goderci questa giornata d'insegna della cinofilia. Probabilmente veramente dalla mattina al pomeriggio, dalla mattina alla sera. Alla sera. Faremo venire anche dei cavalli, molto probabilmente, quindi faremo vedere anche il binomio che si è creato tra cavallo, conduttore del cavallo e cane, quando una volta si andava a caccia con i cavalli, con i cani. Io cercheremo anche di far rivivere un po' questa tradizione portando dei cavalli in fiera. Poi per quanto riguarda l'aspetto di questa razza, preferisco cedere la parola a Michele, che la conosce, l'ama questa razza, e vorrei che lui raccontasse proprio i particolari di questa sua unione con questi cani, quando di notte esce nei boschi con i cani e vive, fa vivere i cani delle emozioni bellissime. E uno tutti insieme, no? Ecco, raccontaci un po' come è stato questo approccio con questa razza. È l'unica razza che hai allevato fino ad ora? No, ho allevato pure pastori tedeschi e Doberman. Ah, ecco. Sei anni fa conobbi questa razza su internet, per caso, lo vidi e me ne innamorai. E mi misi alla ricerca di un lupo cecoslovacco. E presi lui, cucciolo di 60 giorni, ha compiuto adesso 5 anni, 4 anni ha fatto adesso. E prima di lui ne avevo preso un altro, che purtroppo ebbe un incidente, scappò una notte, l'ho trovato, me lo spararono i cacciatori. Che fu scambiato per un lupo, per un lupo vero, per un lupo selvatico. E poi dopo ripresi questo qua. Posso dirvi che molte persone pensano che sono cattivi, che sono aggressivi. Invece un cane, se viene educato in un certo modo, tranquillo, come ben potete vedere, io lo porto dappertutto. E senza guinzaglio. Lo porto dappertutto, anche nei supermercati. Sempre combina. Quindi questo vuol dire che se viene data una buona educazione a qualsiasi cane, si può tenere tranquillamente in mezzo alle persone. Quanti cani lupi cecoslovacchi? Ne ho 4 e un cucciolo, in totale 5. Ah, e tra loro come si comportano? Fanno loro, branco? Loro è come una famiglia, in poche parole. Lui, l'ultima cucciolata che hanno fatto, era una cosa impressionante, che quando la femmina usciva, che lasciava i cuccioli incustoditi, andava lui a custodirli. Cioè, c'erano proprio, sì, come le persone, era una cosa che ti toccava veramente. Pure meglio delle persone, sì. Forse, cioè, molti padri invece... Forse in certe cose pure meglio, sicuramente. Perché loro lo fanno tutto con istinto, senza malizie, è tutto istintivo. Io riporto... Ecco, con i bambini, questa razza canina, come si comporta? Tranquilli. Con i bambini, ripeto, se sono socializzati già da piccoli in un certo modo, abituati alle persone, ai rumori, a tutto, loro ci giocano, i bambini si fanno fare tutto. Però ecco, bisogna che siano socializzati. Come si fa? Bisogna avere esperienza, il proprietario che lo fa, oppure ci sono delle scuole, come funziona? No, vabbè, diciamo che è come educare un bambino, alla fine è come educare un bambino. Trasmettergli quello che si può fare, cioè questo in famiglia, come si fa in famiglia, con i bimbi che vengono educati, che vengono, quando sbagliano viene rimproverato, la stessa cosa succede pure con loro. Fagli capire che ci sta una certa educazione, va rispettata. Oh, questo però significa che il proprietario deve aver studiato parecchio prima, perché bisogna capire come è bene che prima di prenderla, cioè non è per tutti, diciamo, se non hai un po' di esperienza. Certo. Però se già ti consulti pure su internet, oppure tramite persone che già ce li hanno, o allevatori, su come comportarsi, lo può avere chiunque, lo può tranquillamente. Cioè, ecco, magari in appartamento non è il massimo, ma perché lui peserà più di 30 kg. Sì, pesa circa 50 kg. Circa 50 kg. In appartamento io li sconsiglio, perché sono cani molto attivi, hanno bisogno di un po' di spazio, hanno bisogno di muoversi.
quindi lo sconsiglio a priori. A me chi mi chiede il carico, cioè a me quando mi chiedono un lupo, io gli chiedo se hanno un giardino, se hanno un po' di spazio e tempo a disposizione. Certo, assolutamente. Altrimenti preferisco. Anche perché ci sono diversi cani che si possono tenere in appartamento. Sì, sì, sì. Cioè, se avete un appartamento di 8 metri quadri e prendete un cane, non è male. Non sono indicati per un appartamento, no, non sono indicati perché hanno bisogno di spazio. Certo, hanno bisogno di muoversi, sono, sì, sono sì, pur sempre sono animali grandi. Sono molto iperattivi, ma perché loro comunque, ripeto, c'hanno il sangue del lupo ce l'hanno. Assolutamente. Sì. A meno che non si portino poi magari sempre a correre, si devono sfogare sì, i cani. Sì, infatti bisogna farli uscire, pure almeno una volta al giorno bisogna farli uscire. Certo. Portarli in qualche parco per farli correre, hanno bisogno di attività. Se non avete allora, questi requisiti, non prendete un cane. Sì, infatti io... Lui spesso va nei boschi, sempre. Tu, senti, sì. Come faccio io ogni giorno lo porto nel bosco a correre. Infatti mi ricordo di una sera che l'ho chiamato, pioveva, faceva freddo. Michele, dove sei? Sono nel bosco. Però è un'esperienza bellissima, secondo me. Ma scusa, ma non hai paura? No, mi diverto. Vabbè, mi ma piace. Poi paura, ci sono i cani comunque insieme a lui. Dico, ma i cani non si allontanano. Invece no, di... quanto è buio, loro stanno in lontananza, però con sempre, cioè, sì, sempre sotto controllo, sì. Sì, bello. Non si allontanano, ti sempre una certa distanza. Perché il branco rimane unito sì, alla sì, fine, sì. No? Loro fanno riferimento sempre a me. Cioè se si allontanano io non li vedo, basta che li chiamo, arrivano immediatamente, lasciano quello che stanno facendo, arrivano. Oh, è una razza che si affeziona molto al padrone, vero? Si legano tantissimo, vivono per il padrone. Vivono per il padrone, cioè è una cosa... Quindi, quando prendete un cane, guardate anche questo, che è fondamentale. Ci sono quelli che si affezionano più al luogo, per esempio, non lo so, i cani da pastore, no? I cani da pastore difendono il luogo dove vivono, difendono ovviamente anche il padrone, ma loro sono, perché loro sono abituati a difendere il gregge, no? Quindi, quando dovete prendere un cane, studiate bene, quando si parla ovviamente di un cane di razza, perché un cane di razza si può più o meno capire il carattere, su un meticcio un po' meno. Studiate bene quali sono le loro caratteristiche. Per esempio i tuoi cani sono di una bellezza unica, tra l'altro. Come si comportano? Che non sono cani lupi cecoslovacchi, ma sono labrador, no? Sono no. Golden. Sono golden. Che poi più o meno sono simili. Sì. Insomma, in casa sono tranquillissimi, io poi ho sempre un po' di giardino, ho un po' un giardinetto comunque. Loro diciamo che stanno molto tempo fuori, però anche in casa. In casa sono belli tranquilli, sanno benissimo che in casa non devono mettersi a correre, a saltare tra di loro, perché altrimenti... Uguale al mio cane. infatti. Pure quando per esempio lavo a terra, loro sanno benissimo, io dico devo lavare a terra, fuori. Posso portare sono andati tutti quanti fuori, a casa tua per un mese, tutti e no? Due fuori, aspettano avanti alla porta che si asciuga per terra e poi entrano, senza che io parlo. Margot quando allora, mamma lava neanche terra, figli lo fanno figli. No, anche il mio, cioè quando mia moglie gli lava lui si mette dietro perché no, deve esatto, no, deve lasciare l'impronta. Sì, loro lo sanno benissimo, hanno le re, quando hanno voglia di giocare, infatti molte volte capita che la femmina prende per il collare il maschio e se lo porta fuori perché vuole giocare. Ecco. Sa benissimo che in casa non lo devono fare, saltare, queste cose qua. Bellissimo. Cioè, hanno le loro regole. Certo. Hanno anche bisogno di correre, infatti di fronte a casa mia è tutta campagna, noi tutte le mattine alle 7:15 usciamo fuori, tre quarti d'ora fuori a farli correre, giocare con le palline. Ecco, questa è un'altra cosa che diciamo sempre, fondamentale. Sì. Se hanno non potete bisogno sempre giù, di uscire, di correre. Non, li cioè, non ve li prendete, no. Anche perché, ecco, tipo, ieri sera pioveva hanno e di... io l'ho dovuto portare giù, perché il cane è un cane, insomma, non no, per forza, ma anche se piove, diluvia, nevica, come il tempo, devi farli uscire, perché loro hanno bisogno di uscire, di correre, di avere il loro spazio. E poi non so cosa pensate voi, io la vedo dal mio punto di vista, non è una schiavitù il fatto di poter scendere, molti pensano, ma no, te la devi portare, invece io mi diverto. Noi nel rione dove abito io praticamente abbiamo fatto un raduno praticamente di fronte a casa mia che c'è questa campagna, abbiamo fatto un raduno di amici che abbiamo tutti i cani, a volte la sera siamo 20-25 cani, con tutti i padroni ci mettiamo là ore e ore. È bello. Sì. Molte volte usciamo anche tutti quanti insieme o andiamo l'incoronata nel bosco, andiamo a Sipondo sulla spiaggia a farli correre. Bellissimo. Cioè, si è proprio creato una comitiva. Oh, e poi tu sei una mamma, no? Sì. Ecco, possiamo, lo diciamo sempre, ma io lo dico, non lo dico ancora una volta. Possiamo dire che un bambino che cresce con un cane è avvantaggiato? Sì. Assolutamente. Sì, assolutamente sì.
Sì, è vero, è vero. Cioè, tu sei cresciuta con i cani, vedi come sei cresciuta bene. Io sono cresciuta con la paura dei cani. È vero. Però poi quando ho avuto il mio primo cagnolino, Margot, ho eliminato. È stata Margot avere paura di te. No, ho eliminato totalmente la mia paura. Ma da subito, dal secondo giorno, io dicevo a mamma: no, questo cane deve essere fuori da casa mia. E mia madre diceva: ma vedi che qui comando io. Faceva. Lei vive nella cuccia e il cane vive sul suo letto. Sì. No, però dopo il secondo giorno, quando l'ho vista tutta piccolina, perché lei aveva le pulci all'inizio, quindi si poteva curare, eccetera. Adesso rispondiamo un attimo. Sì. poi mi ha fatto troppa tenerezza, quindi ho detto no. Pronto, simpaticissimo cane, pronto! Pronto? Pronto? Buon pomeriggio! Buon pomeriggio. Anche a voi. Con chi parliamo? Rosa. Rosa, ah, Rosa. Da dove ci chiami, Rosa? Da Foggia. Hai un cane, Rosa? No, non ce l'ho il cane. Oh, però il 20 novembre puoi andare al quartiere fieristico di Foggia e puoi andare a vedere questa esposizione internazionale che è bellissima. Ci sono i cani, hai figli? Sì, ma ormai sono grandi, ho i nipotini. Hai i nipotini, ancora meglio, i nipotini li puoi portare, la scusa, è una cosa veramente carina, anche perché si impara moltissimo e poi possono anche accarezzarli i cani, perché i cani sono lì anche per farsi accarezzare, ecco. Oh, allora, domanda per te. Domanda, sì. Allora, quale faccio? Decidi tu. Una facile. Sì, sì, non è che mo le altre. Come si chiama il tipico dolce natalizio di Verona? Il pandoro. Brava! Bravissima, difficilissima era, difficilissima. Non c'è il pandoro. Il cane è felicissimo, come ha sentito pandoro, vuole mangiare anche lui. Hai vinto una torta Desiree, vaniglia e cioccolata da mezzo chilo offerta da Aida. Eccola qua, vediamo la torta, eccola qua. Ok, grazie. Buona. Però Piero, volevo sapere perché non si vede bene ancora. Bisogna risintonizzare il canale. Sì, l'ho fatto, prima non si vedeva per niente. Ora si vede? Adesso tu vedi il nostro segnale? Non si riesce a capire quasi niente. Ma adesso lo vedi? Adesso lo vedo, però sento sempre dei rumori. E allora, il problema è che il ministero, lo spiego una volta così lo sappiamo tutti, il ministero ha spento le frequenze di tutte le televisioni private, in questo caso della provincia di Foggia, quindi noi, Teleblu, Teleradio R, Teledown, Telefoggia. Non si vedeva nessuna di queste. No, ma le vedrai presto, perché adesso, siccome si stanno riallineando le nuove frequenze, fino a domani, massimo dopodomani, diciamo lunedì sicuramente si vedrà bene, riusciremo a riavere le nostre frequenze. Purtroppo tu lo sai, quando c'è di mezzo il ministero ci sono anche tecnici, la burocrazia, tempi tecnici. È difficile da seguirvi, non si riesce a capire neanche il discorso. Ma tu puoi anche venire qui da noi, ti mettiamo in poltrona e ci segui da vicino. Comunque, se vuoi rivedere la puntata, sempre sulla pagina ConviTV. No, ma Rosa ci segue da diverso tempo. Sì. Comunque, si stanno risolvendo i problemi. Okay, ecco, questo è fondamentale. E adesso che cosa ci canti? Che cosa canto? Tanti auguri. Tanti auguri. A chi vuoi dedicare questa canzone? A tutti voi. Di chi è? Dei Metallica? No, questa è di Raffaella Carrà. Ah, di chi? A chi? Raffaella Carrà. Tanti auguri Raffaella Carrà. Va bene. Va bene. Sì, vai tranquillo. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi sa di amarmi. Tanti auguri. Ma perché devo fare? In campagna ed in città. Sì. Basta. Dai, la seconda strofa così lo facciamo ballare ancora. Sì, com'è bello la marionetta così. Da Trieste in giù. Com'è bello quando con chi voglia tu. Quante volte fai l'amore? Tu non riesci più sta canzone. Vede che balla. Ma no, cioè, il cane, guarda, il cane è felicissimo di questa canzone. Ecco, guarda, lui è ancora più felice. Vedi? Grazie, Rosa. Grazie per averci chiamato. Ciao. Buonasera. Grazie per averci chiamato. Mi raccomando, il 20. Va bene. Il 20. Allora, continuiamo a parlare.
Anzi, facciamo così, andiamo all'estrazione. Sì, vedi, infatti Brian vuole estrarre il biglietto vincente. Vuole estrarre le palline. Facciamo vedere, oggi come al solito daremo due biglietti per il cinema per Macbeth del 26 novembre. Quello è per due l'opera. Biglietti. Macbeth e l'opera. Sì, è vero, due biglietti per il Teatro Regio, per Trigrazia, con Michele Norillo, Giovanni Mancini, Antonio Cappiello del 13, e per il cinema, quello che vi pare e piace. Vediamo il regolamento. I supermercati Convi vi portano a teatro e al cinema. Ogni giorno i telespettatori di Convi TV e di Teledauna, muniti di Fidelity Card che abbiano effettuato almeno 5 euro di spesa, potranno aggiudicarsi i biglietti per il cinema, il teatro o l'opera lirica. Nel palinsesto di Teledauna verrà pronunciata una parola chiave. Basta annotarla e comunicarla a Convi sul sito www.convi.it. Ben 120 persone al mese potranno prendere posto a teatro o al cinema grazie all'estrazione quotidiana in diretta a casa Convi, in onda dal lunedì al venerdì alle 15 sul canale 87 del Digitale Terrestre. I fortunati vincitori verranno nominati in trasmissione e assisteranno allo spettacolo a loro assegnato. Ma non è tutto! Con l'accredito al teatro, al termine dello spettacolo, sarà possibile accedere alle quinte per conoscere gli attori. Fare la spesa da Convi e seguire Teledauna conviene! Eccoci qui! Allora, qual era la parola di ieri? La parola di ieri era spettacolo. Vediamolo, era spettacolo. Invece quella di oggi è film. È film. Dove sta? Ci stanno vedendo? Sì, ci stanno vedendo, immagino. Si capisce più niente con il monitor. Ok. Oh, ecco questi qui. Questi sono gli accreditati di ieri. Sì, questi sono quelli che partecipano oggi. Sono 44. Vediamoli tutti e 44. Vediamoli tutti, eccoli qua, li stiamo facendo scorrere, ci sono tutti, c'è anche un russo Carmine, pensate che ha accoppiata vincente, c'è anche Michele Gambalunga, che non conosco, però immagino, ecco, sia un nano. Oh, allora, 44 persone, quante palline abbiamo? 44, ecco le prime 30. E guarda qua. Eccole qua, 44, le vedete le altre? Benissimo. Vedete anche che la nostra urna è vuota. È vuota, vediamola. Non c'è un doppio fondo. Inseriamo le palline. Vai. Modo migliore per inserire le palline. Brava. Oh, allora. Ma perché è rosso nero? Perché stiamo a Foggia. Quante belle domande mi fai ogni volta in diretta, qui non so rispondere, grazie. Allora. Oh. Devi estrarre prima la pallina, sì, per la lirica, per Macbeth. Chi viene estratto adesso? Io non guardo, Al Giordano per Macbeth del 26 novembre con la compagnia Belcanto. Il mio numero è il 7! Perché il 7 è il tuo numero? Perché sono nata il 7 gennaio. Ah, vabbè, il 7 gennaio, un giorno dopo della Befana, il numero 7 è Antonio Ferro, hai vinto due biglietti per Macbeth. Beh, più fortunata di me che sono nata il giorno dopo della Befana. Certo. Pensa se fossi nata il 6 gennaio, mi avrebbero sfottuto tutti. Ma ti già così mi stesso. Chiamano Olivia, poi mi chiamavano pure infatti, Befana. Sono io un po' Olivia di Bertolini. Vabbò, da. Allora, poi estraiamo un biglietto, sì. Due biglietti, uno che diventa due, per il Teatro Regio. Vai. Io? Sempre io? No, il nostro ospite. Chi vuole estrarre? La psicologa, dai. La psicologa estrae proprio, cioè è laureata in questo, in estrazione. Lo spettacolo del 13 novembre, sì. Giusto? Subito, 17. Decisa. 17 che corrisponde a... Vediamo, io non vedo niente. 17... Magda Perez, che sarà, immagino, sudamericana. Magda Perez, hai vinto due biglietti per il Teatro Regio, per vedere, non so come farai a capire in dialetto foggiano Trigrazia, ma imparerai una cosa carinissima. E poi il nostro allevatore è... Ecco, per due biglietti per il cinema, la città del cinema,
41. Anche ieri è uscito il 41. Chi è? Di Michele Patrizia. Patrizia, di Michele, hai vinto due biglietti per la Città del Cinema. Naturalmente devono chiamarci praticamente subito, no? Entro venerdì prossimo, perché se non ci chiamano entro venerdì prossimo a questo numero qui 335 789 85998, perdono il biglietto che noi rimetteremo in palio, ok? Sì, sei sì. Contenta? Perché mi sto prendendo? No, volevo leggere allora i vincitori. Leggi i vincitori. Ferro Antonio, che è l'unico maschietto di questa vincita, sì, che ha vinto i biglietti per Macbeth. Sì. Poi Perez Magda, che ha vinto i biglietti per lo spettacolo Trigrazie. Sì. E infine di Michele Patrizia, che ha vinto due biglietti per il cinema. Brava, brava, brava. Facciamo vedere le immagini invece proprio nel carcere, così le commentiamo? Simpatico Carmine? Ecco qui. Ecco qua. Allora, chi commenta queste immagini con noi? Non mi ammassate. Ecco, il presidente. Il presidente scarica barile. Cioè, no. Allora, questo è il cortile interno. Sì, questo è il cortile interno e intanto prima di tutto voglio ringraziare la direttrice del carcere, la dottoressa Mariella Fatato, che è una persona veramente molto molto sensibile. E la ringraziamo anche noi. Perché poi avere l'accesso e fare tante cose, se non si hanno dall'altra parte persone che ci danno la possibilità, è molto difficile. La dottoressa Arena, Eleonora Arena, che è la responsabile dell'area educativa del carcere. E colgo l'occasione per ringraziare anche tutte le guardie carcerarie che si mettono a disposizione per noi e con noi. E poi un grosso applauso a tutti i ragazzi che fanno parte della nostra squadra, i facciamo detenuti. Sono questi. Abbiamo visto un pastore tedesco all'inizio, se non sbaglio. Abbiamo Cavalier sì, King, non Cavalier... No, non Lucky. C'è Lucky. Ah, ecco, ma è Lucky, è vero. Lucky. Lucky. Da lontano non lo vedevo. Lucky, che è un cane che lei ha trovato e ha curato, adesso diciamo. Interagisce molto. È un figlio, è un figlio. Quindi abbiamo... Con questi ragazzi. Certo, certo, certo. Ma ha trovato dove? Per strada. Abbandonato. Ecco, sono due anni che io l'ho adottato. Qui stavano facendo agility, immagino, no? Sì, sì, fanno dei percorsi e quindi con i ragazzi del carcere che si attivano insieme ai cani a fare questi percorsi, ad addestrarli, ad abituarli. Abbiamo chiaramente fatto venire anche degli istruttori specializzati in questo e loro poi dovranno in qualche modo interagire col cane e fare poi alla fine delle gare il binomio, tra i vari binomi fare delle gare tra di loro. Questo è il cane era? È un pastore tedesco. Pastore tedesco. No, pastore tedesco piccolino, un grigione. È un grigione, sì, il famoso cani da lavoro. Passo tedesco da lavoro, tra l'altro, ci sta il Golden, ci sta il Setter, insomma, ci sono i vari cani che noi portiamo assiduamente, ma a rotazione. No. È una figlia di Brian. Questa è una figlia di Brian. Considerate che proprio tra i ragazzi che stanno partecipando al corso si sono distinti particolarmente alcuni di loro, uno in particolare come Handler, e farà l'Handler in esposizione, verrà in esposizione e condurrà alcuni cani. Ed è un ragazzo che conduce i cani in un modo proprio da professionista vero. Diciamo che poi è un mestiere. Anche. È un mestiere, certo. Lo potrà mestiere. Fare come mestiere. Come ci sono alcuni che sono diventati commissari di ring molto bravi. E la cosa che io ci tengo a dire è che quando abbiamo varcato quel cancello, un po' tutti, perché poi siamo solamente una... Avevate paura di non uscire più, No, diciamo quando abbiamo varcato quel cancello siamo arrivati in lì con quella emotività inevitabile, ma la cosa bella è che quando io sono arrivato ci ho tenuto, qualcuno di noi ha detto salutiamo i detenuti, io quel giorno dissi non voglio mai più sentire questa parola, perché certo, siamo una squadra tutti insieme per raggiungere un unico obiettivo, e in effetti questa cosa è passata anche a loro, perché noi quando andiamo lì, per noi, credo anche per tutti quanti voi, non ci sentiamo di stare in quel contesto con delle persone, cioè sono tutti uguali e si parla con loro di delle attività, di tutto quello che facciamo. Certo, assolutamente. Quindi questa è una cosa molto importante. Andiamo avanti. Ci sta qualche altra foto da vedere. Ci sono comunque tutta una serie di attività che vengono fatte. Ecco, questa è una foto tenerissima. Ma è un boccolone. Quella di prima. Sì,
c'è una, per esempio c'è stato un episodio che abbiamo visto, abbiamo notato proprio io e Michele, noi abbiamo finito le attività, dopo un paio di ore stavamo andando via, ad un certo punto uno dei ragazzi è rimasto seduto a terra, con, proprio col passo tedesco, il grigione, il cucciolo, ed era abbracciato a questo cucciolo, quindi la sua faccia, il suo volto, vicino proprio alla faccia del cane, abbracciato, era rimasto in una situazione proprio quasi di abbandono col cane, è rimasto lì proprio, e quindi ci sono anche dei momenti molto molto forti. Molto ovviamente emotivi. Molto emotivi. Dietro voi avete tutto iniziato questo, con i detenuti, che gli autolesionisti, diciamo, ecco, sì, sono diciamo sempre che, loro. Diciamo che ci stavano alcune categorie, sono in questo momento abbiamo alcuni della, che sono a fine pena, alcuni della reclusione, quindi che hanno pene più lunghe. Però in questo momento abbiamo tutte persone che stanno facendo un percorso riabilitativo, un percorso molto molto importante per loro, e diciamo che interagiscono tranquillamente con noi, insieme a noi, e ci stanno insegnando anche loro tantissimo. Io voglio anche ringraziare tutto il gruppo Cinofio, perché noi siamo solamente una rappresentanza del gruppo Cinofio, quindi non siamo tutti qui. Colgo l'occasione per ringraziare il vicepresidente Antonio Bellardita, che non è potuto venire oggi, Anna Laura Batangelo, Amedeo Sonnacchio, Lorenzo Colombi, che fanno parte del direttivo, e tante altre persone che stanno con noi e attorno a noi nel gruppo. Quanti soci sono? Sono oltre 120 soci, alcuni più attivi, alcuni meno attivi, però per noi non c'è differenza tra soci e non soci. Che io cioè, sono quello meno attivo in assoluto. No, ma tu sei, no, anzi no, tu sei uno dei, delle persone che comunque interagisce con noi, è sempre pronto, e colgo l'occasione per ringraziarti, perché sei, anzi, sei veramente uno di quei soci, per quanto ci riguarda, ambiti dalla nostra associazione, perché sei una persona che ama l'animale. No, ma è la verità, infatti, te lo dico sinceramente. Io ti ho mandato un filmato, non parliamo già del un giorno filmato fa. Però ci tengo a dire che il gruppo Cinofio, noi non classifichiamo socio, per noi anche ci sono tante persone che non sono socio del gruppo Cinofio. Certo. Che non hanno fatto ancora la tessera, perché non, e che stanno con noi fianco a fianco, vengono insieme a noi per le attività che facciamo, poi dico devo fare la tessera, quando vuoi, per cioè, dire, cioè, non, per noi è, non è finalizzata, noi non siamo legati a questo, siamo una squadra che crediamo in quello che facciamo gratuitamente, da volontari, senza interessi, senza, perché tutti questi insegnamenti li prendiamo da loro. E poi non c'è bisogno di avere per forza un cane per partecipare al gruppo Cinofio. Voi diciamo avete tutti un cane? Diciamo no, che più o meno tutti quanti, ma non ce l'hai, l'ha avuto fino a poco tempo fa. Diciamo che poi è un andirivieni, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, chi sta per prenderlo, a chi è morto. La cosa importante è essere appassionati, avere nel sangue qualcosa che ci avvicini al cane, insomma. Ma poi quando si va in sede c'è sempre l'Aki, quindi che è un po' c'è la mascotte del gruppo Cinofio. Esatto. Tu invece quanti cani hai? Hai detto? Cinque. Tu cinque, tutti i cani del gruppo cecoslovacco. Ho anche un meticcio, un incrocio tra un border collie e un husky. Ah. Un border collie con gli occhi dell'husky. E si fa rispettare? Di una dolcezza unica. Sì. Preso in un canile a Lecce per recuperarlo. Ecco. Tu invece hai detto che in questo momento non ce l'hai. No, però ho molti amici cani. Hai molti amici cani, immaginate. Cioè, ma anch'io ho molti amici cani, ma molti amici cani, ma non quelli a quattro zampe, ma quelli a due zampe, sì. Tu invece? Un pastore tedesco. Hai un pastore tedesco. Mascia che viene anche in carcere con noi. Ah, che è quello che abbiamo visto all'inizio? Sì, sì. Ecco. Sì, che è una rivelazione, perché è un cane che lei ha tenuto a casa sua, in giardino, non era mai uscito. E torniamo sempre ai cani equilibrati. Che è venuto praticamente da noi in carcere, si è comportato in un modo egregio, lei la prima volta aveva paura, Gaetana, che faccio, non faccio, è arrivata precisa, e colgo l'occasione proprio perché il cane viene dall'allevamento di Michele Giannetta, che fa parte della nostra squadra a tempo pieno, e un grosso saluto, un applauso a Michele Giannetta, che non è venuto qui, verrà poi in altre occasioni perché per impegni vari, però Gaetana, prendendo il cane da Michele, ha avuto il risultato da questa selezione seria, e Gaetana con suo cane il cane sta facendo tanto, nel senso che sta insegnando a Gaetana, perché Gaetana, che il cane accompagna Gaetana. No, perché Gaetana quando prese il cane chiese Pino che devo fare, io non ci so fare, non lo so, lo devo prendere per i miei figli, voglio accontentare, quindi lei stava in balia delle onde, era terrorizzata,
E il cane ha detto: come si fa a tenere un cane a Gaetano? Certo. Ed è diventata un'ottima conduttrice, è la verità. Sì. È vero, i cani ci insegnano un sacco di cose. Io ho portato il mio cane all'IKEA e mi hanno detto: sei un pazzo, perché il mio cane non è un, cioè, avrebbe bisogno di uno psicologo. No, lui corre, salta e salta addosso, cioè, cerca sempre di salutare le persone saltando un po' addosso. Invece, veramente noi siamo rimasti di sasso, c'era un signore disabile in carrozzina che gli si è avvicinato, lo ha chiamato e lui, che solitamente saltava, si è avvicinato piano piano e gli ha dato la zampa. E noi siamo rimasti lì, abbiamo detto, porca miseria, quante cose possiamo imparare. Una persona disabile, sì. Un e poi bambino. C'è un amico che ha tre bambini, tre diavoli, che giocano con lui e lui che, sì, è giocherellone, però si fa rispettare, quando ci sono i bambini si mette a terra, si fa anche picchiare. Perché insomma capisce da intanto, solo che intanto adesso a bruciapelo strappiamo una promessa, ci facciamo strappare una promessa, Piero verrà con noi in carcere, cioè il cane viene, in carcere insieme al tuo cane, sì. E quindi verrai uno di questi sabati, ci vengo, con volentieri, noi. Sicuramente volentieri. Sarà subito dopo l'esposizione perché noi mancheremo il 19 da lì, quindi la settimana successiva all'esposizione. Va bene, promesso. Entrerai nell'elenco perché ci tengo che tu venga con il tuo cane e metterti un po' in gioco anche tu con volentieri, con va bene, quindi prometto, promessa davanti a tutti qua, prometto davanti alla televisione. E tu zitta, sai che è successo papà? Niente, mi sono emozionato. Perché ti sei emozionato? Perché il cane no, mio? No, l'immagine del ragazzo con il postere tedesco, quello di prima? Sì, no, la cosa che ci ha raccontato. Ah, sì. Sì, diciamo che ha fatto emozionare anche noi abbiamo, io e Michele, un po' il nodo alla gola è venuto. È vero, è vero. Anche la criminologa, perché la criminologa, anche le criminologhe si... Hanno emozioni. Certo, emozioni. Certo. Perché il mio cagnolino Emi, quella piccolina nera, tutta nera, che quando le faccio le foto non si vede, è molto, molto affettuoso. Eppure io ogni tanto... Che senso, un fantasma? Cioè fai le foto... No, è tutta una macchia. Ah, è tutta una macchia. E quindi ogni tanto me la ritrovo nel letto che viene... che vuole essere vicino a me. Quindi capisco questo amore morboso. L'affetto che ti danno i cani non te lo sanno dare gli uomini, non te lo danno, questo no. È poco ma sicuro, questo è poco ma sicuro. C'è una telefonata? No. E perché non ci state chiamando? Non gli piace la torta? Non gli piace i cani? Forse perché, visto, perché non c'è questa cosa. Allora continuiamo a dirlo a quelli che ci stanno seguendo su internet: dovete risintonizzare tutti i canali, quindi fate la memorizzazione automatica di tutti i canali, perché non vedete Telefoggia, Teleradio R, Teledauna, Teleblu, Telenorb, Antenna Sud, Teleregione, molte non riuscite a vederle, quindi lo dico anche per le altre emittenti, cercate di risintonizzare, si risolveranno i problemi molto 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 devo presto. Devo dire, questa è concorrenza positiva. Sì, ma non c'è nessuna concorrenza, anzi se qualche altra televisione mi vuole chiamare al lavoro... No, sto scherzando, sto scherzando. E invece, tu hai detto che hai due golden, tu? Io ho Lucky. Lucky, che è quello che abbiamo visto. Poi hai un golfino italiano, di tre anni, Ico. I conigli. Due coniglietti nani. Anche io ce l'avevo. Che ieri, infatti, raccontavo una storia, una cosa che non credo neanche io. Lucky stava in delegazione con me e io stavo accettando l'iscrizione. All'improvviso Lucky non lo vedo più, non lo sento più e mi preoccupo. Vado, cerco Lucky e lo trovo in la stanza dove stavano questi coniglietti nani. Porta socchiusa, così, sdraiato. Da non credere. Perché Lucky è un cane da caccia. È un cane da caccia, però non ha fatto niente. È di un'intelligenza unica, proprio unica al mondo. Per dire. Non li abbandoniamo questi cani, per favore. Cioè, ecco, Lucky è un cane abbandonato da un demente, sicuramente, perché sono un demente proprio. Sicuramente. Mi prendo sempre io la responsabilità, sto dicendo demente a tutti oggi. Perché sì. Loro danno tanto. Certo, assolutamente. E aiutano, specialmente le persone, i bambini bisognosi, anche a noi. Che faresti senza Lucky? Si commuove soltanto a parlare di Lucky, sì. È vero. Mi sta trasmettendo tanto. Ico lo stesso, Ico. Quando ho dei miei momenti, no, ho Lucky o Ico, mi passa tutto. È giusto. Sì. Tu in questo momento non ne hai?
No, io diciamo che in questo momento non ho cani perché per proprio non riesco, stando fuori casa completamente tutto il giorno, vivendo da solo e stando fuori casa quasi non tutto è, il giorno, diventerebbe una forma di egoismo. Assolutamente. E sto per prendere un gattino che più o meno si adatta un po' di più in casa, però in compenso un cavallo, quindi. Non in casa, perché non in casa. È vero, perché la tua passione sono anche i cavalli. Anche i cavalli, gli animali in genere. Ma vedremo anche quel cavallo con l'andatura spagnola alla mostra? Sì, sì, verrà. Ma verrà. Quella era una cosa bellissima. Verrà quel cavallo, sì. Ah, no, Imperio. Imperio, Imperio verrà con Imperio la carrozza, che è un cavallo che, col quale esco spesso sabato la domenica in carrozza e ha questa andatura pazzesca. Bellissima, è bellissima, l'andatura spagnola. Sì. Non l'hai mai vista? È bellissima. No, no. Io ho visto un cavallo per la prima volta e l'ho accarezzato l'anno scorso. Se non avevi mai visto un cavallo? No, sono andata da vicino, no. Qual è stata la tua sensazione? È stato bello, perché poi dopo si facevano accarezzare, erano bellissimi. Ecco, il cavallo è un altro animale che fa paura a molte persone, sì, ma in realtà è un animale buonissimo. Il cavallo va assolutamente sì. E anche il cavallo capisce molto cavallo l'umore è molto, di chi lo monta, no? Sì, il cavallo capisce l'umore di chi lo monta e capisce anche l'abilità, la capacità di chi lo monta, cioè se una persona non sa andare a cavallo e stare sul cavallo, il cavallo lo capisce subito, si mette lì tranquillo, fa quello che vuole, non scalcia, cioè lo capisce. Se ci sale qualcuno che sa andare, io per esempio lo vedo con la mia cavalla in base a chi sale si muove, cioè se sale uno molto bravo a cavallo, quella cavalla diventa qualcosa di spettacolare. Se sale la persona che non ci sa andare, è una cavalla tranquilla, dipende proprio, riesce a modulare le sue capacità, e noi l'abbiamo utilizzata moltissimo anche a pugno chiuso con i ragazzi autistici d'estate. È una cavalla che per esempio quando ci salgo io mi fa vedere spesso un po' le stelle, nel senso che è un po' particolare come cavallo, però quando la portammo lì a pugno chiuso era veramente, si era trasformata in una cosa impressionante, cioè per due ore sopra questi ragazzi lì che davano calci, gridavano, si spaventavano e lei restava lì proprio. Bellissimo. Veramente. Quindi come fai a non emozionarti sentendo queste storie? No, mi emoziono, cioè non è che non mi devo sì, mettere vabbè, a piedi, ti rimani con la faccia di Pietra. Di Pietro, perché mi chiamo Pietro. No, ma io mi emoziono sempre, ogni volta che io vedo il mio cane, mi sembrerà una cosa stupida, lui mi vede tutto, però mi emoziono. Quando il cane mi si abbraccia, perché lui si abbraccia, io divento un demente, anche io, me lo sono anche autodetto. Sì. A me non me lo dici? No, non mi permetterei mai. Che è telefonata? No, sì, mi assumo sempre la mia responsabilità. Mi assumo sempre la mia responsabilità. Cioè, lui proprio è tranquillissimo. In mostra avrete tutti quanti un ruolo? Sì. Ecco, qual è il vostro ruolo nella mostra? Quelli di schizzati, esauriti alla fine della... È vero, l'ho notato. Diciamo c'è che, tanto da fare. Diciamo che ognuno di noi ha dei compiti ben precisi. Cioè io, come in qualità di delegato dell'ENCI in quella occasione e responsabile rappresentante legale delle esposizioni, ovviamente faccio da supervisore su tutto ciò che riguarda un po' l'esposizione, incidenti che possono succedere, sicurezza, eccetera. Poi per quanto riguarda il vicepresidente, un altro consigliere, si occupano proprio di tutta la sicurezza dell'esposizione, la logistica, il servizio d'ordine, essendo uno carabiniere, uno poliziotto, quindi alla fine diciamo che sanno come fare. Loro, della segreteria. Diciamo che ognuno di noi ha un compito, un ruolo ben preciso e tutto deve filare liscio, facciamo briefing prima della manifestazione. Non è una cosa semplice. Non è assolutamente semplice, anche perché siamo veramente in pochi a occuparci di questo. Io proprio negli anni precedenti ho coinvolto sempre tanta gente che inizia con la buona volontà, però poi si perde oppure dà per scontato tutto, cioè non si rendono conto, anche in buona fede, di quale massa di lavoro e quante cose ci sono da fare, e quindi alla fine devi in qualche modo fare un po' tutto, però poi tutti quanti però come noi non stiamo. Ci siamo persi, ci vuole passione. Sì, ci vuole passione. Ti deve piacere, perché io sono qui da circa 5-6 anni e ci sono poi io lì, ripeto, più o meno lo stesso
ci piace. Vi ho visto la mostra quella regionale, non vi fermavate, no. Non vi fermavate mai. Poi devi contenere la mente della gente quando ci sta. Perché per c'è la gente sono, sempre che si lamenta. Ci sta la persona che sta all'ingresso, io devo entrare perché così, allora ti chiamano, vai là, ma perché tengo il cane, devo entrare col mio pitbull, devo far vedere quanto è forte il mio pitbull. Ah. Ma guarda che non puoi entrare perché, e questo colgo l'occasione per dirlo, non è che noi non vogliamo far entrare i cani in un'esposizione canina. Cioè il problema qual è? Che noi nell'ambito dell'esposizione canina assicuriamo i cani iscritti all'esposizione canina. Cioè se un cane iscritto morde un altro cane iscritto si è coperti di assicurazione. Se un cane iscritto morde una... è difficile perché sono tutti cani tranquilli. C'è un incidente qualunque, siamo coperti. Un cane che non risulta iscritto all'esposizione, che viene da fuori, e noi non sappiamo se è vaccinato, se ha tutto in regola, se crea un problema, siamo responsabili noi. Quindi anche non perché è... i cani che partecipano devono avere il libretto veterinario. Il veterinario, l'antirabbica. Addirittura l'antirabbica, anche se qui da noi non c'è, loro devono avere. Quindi no? C'è microchip, per cui c'è la tracciabilità della proprietà del cane. Cioè ci sono tutta una serie di elementi che giustificano il fatto di avere nell'ambito di una manifestazione solo i cani iscritti. Quindi non è cattiveria da parte nostra. Molte persone come un'esposizione canina e voi non fate entrare i cani e siete proprio pazzi, no? Purtroppo non dipende da queste motivazioni. Quindi cercate di comprenderle, di venire a vedere i cani che stanno lì e poi tornate a casa e abbracciate il vostro cane. Insomma, tanto non succede niente, cioè è giusto. Oppure scrivete il vostro cane se c'è la possibilità. Oppure ora sono chiuse le iscrizioni. Sono chiuse le iscrizioni. Assolutamente, quindi insomma è un po' difficile. Però ripeto, solamente non è per cattiveria. Quindi c'è quello che dice, no, devo far vedere quanto è bello il mio cane. Sì. C'è anche quello che passa il cane attraverso le inferriate dalla recinzione, entra regolarmente, poi c'è l'altro che lo aspetta dentro e poi si fa trovare dentro col cane. I nostri bodyguard, che sono persone specializzate, autorizzate dalla prefettura, che hanno un occhio molto allenato, poi sono costretti ad accompagnarli fuori. Quindi ci dispiace, insomma, quanto che se si verifichi questo. Sì, sì, è vero. Sì, sì. Vabbè. Allora, ricordiamo, siamo al termine della nostra trasmissione, ricordiamo l'esposizione internazionale canina, se facciamo vedere la locandina, benissimo, del 20, eccola qua, tra l'altro la locandina è bellissima, con questo Alano Arlecchino. Alano Arlecchino, questo è il nostro grafico interno del gruppo Cinofio, è Antonio Bellardita, il nostro vicepresidente che si dedica... Che è molto bravo, devo dire. Carla ci mette anche lei un po' di suo, però chi è che si studia un po' tutte queste cose, e gli faccio i miei complimenti, è Antonio che... Insomma, ogni anno ci dà qualcosa di... Foggia il 20 sarà un po' l'ombelico del mondo cinofilo e ci fa veramente piacere per qualcosa. Si parlerà di qualcosa di bello quando si parla di Foggia, visto che si parla sempre di cose brutte. Ringraziamo tutto lo staff del gruppo Cinofilo Dauno, ringraziamo soprattutto questa meraviglia, Brian. Sempre più bello, Brian che parteciperà all'esposizione, ovviamente, quindi faremo il tifo per Brian, solo lui o partecipa qualcun altro? Una sua figlia. Una sua figlia e figlio. Figlia e figlio, sì, quindi sì, sarà una lotta. Sì, sì, sì. Lui è già campione. Lui è già campione. Sì, campione italiano, internazionale della Repubblica di San Marino. Pure della Repubblica di San Marino, sì. Fantastico, no tu, Siponto, cioè... Abbondiamo. Anche della Repubblica di San Marino, bravo Brian, Brian vieni qua, vieni. Sì. Non verrà mai, vieni, Brian, vieni qua. Ecco qua, mi sento molto San Francesco in questo periodo. No, noi vi ringraziamo, domani si balla, salsa, merengue. Io imparerò dei passi perché il mio obiettivo è quello di imparare alcuni passi. Sì, vedi, devi fare 10-12 passi, esci. Perché me li fai tu? Fra un po' li faccio anche io. Ci sarà la scuola Cuba Island di Foggia, quindi balleremo, non si capirà niente. E io anche ho un look appropriato. Sì, e io ve lo dico, non ballo, ve lo dico, non fate come l'anno scorso, mi fate ballare la baciata, non ballo. Grazie mille a voi. Provaci perché è bellissima la musica caraibica. Ma hai mai visto tu l'orso yogi ballare? No. Sintonizzati domani su Teledauno e vedrai, sono io. Ok, grazie mille gruppo Cinofilo Dauno, grazie mille a Brian, ci vediamo il 20 novembre alla Fiera di Foggia, padiglioni 71 e 10.
Ingresso dalle 10 la mattina fino alle 6 e mezza, alle 7 la sera. 3 euro non sono niente. Assessore, non chieda i biglietti, qualunque assessore lei sia, assessore, consigliere, non chieda i biglietti, paghi. Ovviamente vi invitiamo, venite a vedere quello che facciamo a Foggia. Assolutamente. Quindi ci teniamo che ci siate tutti quanti. Per cui. Assolutamente. Il lupo è qui, noi ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Grazie. Pago tutto, pago tutto. Pago sempre, ma poi penso che non ricevo mai. Gratis, tutto gratis, gratis, gratis. Gratis, tutto gratis, gratis, gratis. Gratis, tutto gratis, tutto gratis, gratis, gratis. Gratis, tutto gratis, tutto gratis. I demoni odiano la gratitudine, amano prendere piccole quantità senza che nessuno se ne accorga.